faccia serio. Aloy, è arrivato il signor So tutto io, il caro amico del Focus che non sorride mai. Non sapevo che fare, quindi l'ho portato nella tua stanza. Sì, grazie. Che vediamo, vediamo. Silence? Ma pare sì. Sì. Ciao, Silence. Bene, Silence. Peccato che questo attore è morto, mi piaceva. Hai trovato una porta che puoi aprire senza di me. E meno male che l'ho fatto. Mi evita di socializzare con le tue frequentazioni. Scherzi a parte. Credo che tu mi debba spiegare qual è il tuo piano per la base Zenith. Vero. Ti spiego come ti ucciderò per avermi ingannata ancora. Beh, al laboratorio di Ade. Iniziare così un piano di solito lo fa scappare l'alleato. No. Però. Per ora mi serve il tuo aiuto. Pattigliare amicizia lunga. Una sola occasione. Se mi tradirai di nuovo, però, ti ucciderò a prescindere dalle circostanze. Mi pare giusto. È chiaro. Giusto. Molto bene. Concorda, concorda, ragazzo. Anche se il futuro di entrambi sarà breve, se non riuscirai a farci entrare. Aloy, c'è l'altro ospite. Sta arrivando da te. Chi è l'altro? Ma che... Non me lo ricordo. Tempismo? La verità è che... Non mi ricordo chi era l'altro. Io non so come entrare nella base. Ah, Tilda, giusto. Lei sì. Ah! Caramba, che sorpresa. Le tue frequentazioni mi sorprendono in peggio. Non ti piacciono le sorprese, eh? Guarda, ecco la tua piccola invenzione. L'arma funziona? Senza autodistruggersi? Direi che oserei quasi dire che forse è tascabile. Ho migliorato notevolmente il design. Ma che? Lo zaino della chiappa fantasma. Come possiamo saperlo? Per caso vuoi una dimostrazione? La sei cercata, amica mia. Smettetela, entrambi. Ma vuole più che fa tutte e due, le fa addormentare oggi, si svegliano tra un millennio. Andate da Erend. Ditegli di darvi delle stanze. Verrò a trovarvi appena posso. Oh, lo zaino degli acchiappa fantasmi è un po' rudimentale, qualche pezzo in legno in più, è meno parte atomica, però secondo me quello è un accumulatore atomico. Prima tu. La parte tonda c'è. Lo zaino degli acchiappa fantasmi di Ghostbusters. Vabbè. Il design ricorda quello. Tutti nella sala di controllo, così Tilda ci dirà quello che sa sulla. Con elementi un po' più rudimentali. Prima che mi scordi. Ho bagnato le tue piante. Ah. Oh. So che sono molto importanti per te. Vabbè, lasciamo stare, va. Lasciamo stare. Si dice ho innaffiato le tue piante, non ho bagnato le tue piante. Bene. Innaffiato. È il momento di riunire gli altri. Tilda ha molto da dirci. Prima però c'è qualcosa che devo fare. No. Ragazzi, ci siete? Venite subito nella sala di controllo. Bene, gente. Ecco che c'è in gioco. Beta, Gaia e l'intera vita sulla Terra. So che gli Zenith possono sembrare invincibili, ma non lo sono. Abbiamo tutto il necessario per invadere la base e batterli. Compreso l'aiuto di una di loro. Tilda, mostraci la base. Avrei fatto un discorso un po' più... È stata costruita proprio sopra le rovine di un'antica struttura militare, su un'isola sud-ovest. Noi possiamo entrare in questo punto, inosservati. E come, di preciso? Te lo stavo per chiedere, ma hai rubato la battuta, maledetto. Lo dirò quando servirà. Il nostro obiettivo sarà questa struttura. La torre di lancio. Gaia e Beta sono rinchiuse qui in cima. Ah, ma siamo alle parti finali del gioco, mi sa, eh? Lungo il percorso incontreremo una resistenza schiacciante. Soprattutto da parte di Gerard, Eric e gli altri. Ma anche... Quando eliminerò gli scudi, dovremmo riuscire a sconfiggerli. Ma sarà più facile attivare il dispositivo se lo porterà un altro. Servono braccia forti. Ah, chissà. Portare roba? Sì, lo posso fare. Nonostante il tuo dispositivo,
Ci saranno comunque molti droni Spectre. Se solo avessimo un esercito dalla nostra. A quello ci penso io. Lo dirò quando servirà. Va bene. Sono tutti criptici qui dentro. Tutti insieme per affrontare il nemico e nessuno si fida dell'altro. Dove ci incontriamo? Sono proprio delle basi solide per un piano d'attacco infallibile. Lì vi mostrerò come entrare. Non ora però, quando arriviamo là. Bene. Mi farò viva appena arrivo al punto d'incontro. Nel frattempo... Raggiungetemi lì. Nel frattempo, preparatevi al meglio che potete. Vado a fare 3 piegamenti. Capito? Sulle braccia, se non mi stanco troppo. Oh, scusami, Cotallo, non era per te. Non volevo prenderti in giro, perdonami. Questo si offende facilmente. Tu fai gli squat, va. Posso? Eccola, vedi, gli chiede scusa, perdonami. Che poi si era costruito Tilda il braccio robot, ma che fine ha fatto? Che mi ha detto una cosa importante. C'è un impianto dentro la base, si chiama regolatore. È a forma di teschio. È qui. Quando saremo lì, voglio che vi separiate dal resto del gruppo. Distruggetelo. Portatevi degli esplosivi. Servirà a liberarci dai droni. Dipende tutto solo da voi. È chiaro? Poi dovete trovare un modo per infiltrarvi nella rete Zenith. Oh, qualche altra cosa? E come? Studiate bene i dati che ci ha lasciato Beta. Lei sapeva come fare, ne sono certa. Va bene, ma perché? A che pro tutto questo? Trovare informazioni sugli Zenith. Quello che Tilda non dice. Silence ha ragione su una cosa. Non possiamo fidarci del tutto di lei. Farò il possibile. Proteggila, chiaro? Con la vita. Ho fatto quella più domanda in 30 secondi che Cotallo in un'intera vita. Ho detto solo con la vita e basta. Cioè, vabbè. Bene. Tra poco andremo a liberare Beta e Gaia. Quindi... Meglio controllare che stiano tutti bene. Contro le macchine, oppure Aloy, mi sono sbaglio. Cotallo, ho una notizia che può interessarti. 3 nostri soldati sono andati dispersi nella Valle dei Caduti. Intera zona brulica di macchine. E ci sono state segnalazioni di strane luci al largo della costa. Maresciallo Ivira è all'ingresso della valle. Potrebbe servirle aiuto. Andiamo. Grazie. Me ne occupo al più presto. Ecco. Quello è il punto d'incontro. Meglio finire tutto quello che ho da fare prima di cominciare l'assalto alla base Z. Scendi. Arrivata. Ok. Andiamo. A posto. Andiamo. Chiama i tuoi compagni. Vai. D'accordo. Finale di gioco. Così passiamo al nuovo gioco. Andiamo a salvare Beta e Gaia. Forse è uscito qualche gioco interessante sull'Xbox Game Pass. Andiamo a vedere. Arriviamo. Non sono andato a vederli quali hanno aggiunti, ma mi sa che c'era qualche duno bellino. Ehi, ciao. Dove sono gli altri? Sono molto lontani. Cioè, erano dietro di lui. Come fate a non vederli? Il cervellone qui non sopporta viaggiare con il gruppo. Lei. Bello, però mi piace, vorrei avere pure la tuta di Tilda. Tutti pronti? Che poi dove ce l'ha il macchinario per farlo volare? Boh. Forse è la stessa uniforme il macchinario, nanomacchine. Che bello. Un tunnel. Un'antica via d'evacuazione dalle rovine dell'isola. Quando ho capito che portava dritta alla costa, io... ho pensato di usarla per muovermi di nascosto. Quindi l'ho celata agli altri.
E furbetta la Tilda, eh. Andiamo? Ma entra prima tu per sicurezza, va. Ah, vorrei ci fosse una strada meno fetida per entrare nella base. Mille anni chiusa? Concordo. Ci sarà nelle fogne. Oh, senti, questo ce l'ho uguale allo zaino dei acchiappafantasmi, eh. Ecco la torre di lancio. Questo tratto di terreno non offre riparo, quindi possiamo passare solo da lì. Ci saranno Spectre a sorvegliarla. E da quegli hangar ne possono uscire molti altri. Bene. È rossa. Alva, Cotallo, andate. Rosso biondo. Biondo rosso. Rossa con le mesh bionde. È importante. Ale, grazie per il follow. Erend, tu stai con me. Voi altri, passate dall'alto, ci può servire copertura. Vediamo, se stasera riusciamo a finirlo, facciamo un salto sull'Xbox Game Pass per vedere un po'. Lei cosa vedere un po' i giochi che hanno messo, magari c'è qualcosa di interessante che domani si potrebbe iniziare, perché devono arrivare parecchi bei giochi, però non mi ricordo quando farà. Boh, vedremo. C'è un nodo sensore. Accedendovi dovrei riuscire a interferire con la rete ed evitare che vi rilevino, ma non per molto. Ciao Giampaolo, buonasera, benvenuto. Un'altra cosa. Apri il canale verso Beta, solo audio. Perché dovrebbero intercettarlo? Aloy, siamo qui. No, non ancora. Andiamo il DLC, avanti. Questa è la parte finale di Forbidden West. Se voi farete la vostra. Dopodiché sblocco il DLC e posso giocarlo. Contaci. Che non l'ho mai giocato. Sta attenta. Vorrei vedere un po' com'è. Anche se qualcuno mi ha detto che c'è un mostro finale abbastanza difficile da sconfiggere. Bravo, vedi, me lo stai dicendo pure tu. In molti me lo stanno dicendo. C'è qualcuno addirittura che ha abbandonato. Andate in fretta verso la torre. Farò il possibile per. Ha detto no, io ho rinunciato. Due o tre persone che sono passate in live qualche giorno fa. Attenta Aloy, Spectre in vista. Beh, ma a questo punto se si vuole fare DLC e del boss è così tanto forte, non conviene potenziare al massimo Aloy e magari nemici. Sbloccare pure tutti il bestiario, quello là più come si chiama? Più potente che lei ha. Allora, frecce di precisione perforanti. Frecce di precisione va perforanti. Eh sì, perforanti. Lo trovi qui. Lunga vita e nemici morti. Detto dove fa più male. Detto così sono un po' male, però. Oh! Opla! Io non sono riuscito a finirlo. Urkokan. Mi inizio a sentire un po' scoraggiato. Ma sei riuscito a trovare pure tutti gli abiti e le armi più potenti del gioco. Ci sono parecchie guide riguardo. Porca trota, ma questo mi fa fuori. Aspettate un attimo. Parecchie guide riguardo. Riguardo a come trovarli. Diamo il colpo di grazia ora che è coperta d'acqua. Aiau! Oggio! Ah, fanbang! Oh, cosa? C'era un altro, mi ha distratto. Vaffan bagno uno. Aia. Aspettate un attimo che sto combinando un macello con questo. Aloy, vieni qua. È resuscitato secondo le scritture. Quindi mi stai dicendo che con tutte abiti, armature, come le vuoi chiamare, sì, anche con quello più potente di Aloy, quello che recupera l'energia, tutti gli archi e le lance più potenti,
È difficile sconfiggere il mostro del DLC, porca trota. Lassù c'è una caverna che può farci superare quel rilievo. Arrampichiamoci. Ah no, scusa, questo... Urkokan, è un po' scoraggiante detto così, eh? Difficile. Io ho il DLC del primo, di Zero Dawn, non sono riuscito a terminare per lo stesso motivo, nel senso che ho trovato difficoltà a sconfiggere il boss finale alla fine. Dopo svariati tentativi, ho preferito badare alla mia salute mentale piuttosto che... piuttosto che insomma a sconfiggere il mostro. A un certo punto non so, faceva proprio mi innervosiva di brutto. E poi quando non ci riesci ti impantani, ti inizi a impelagare, a farti tante di quelle pippe mentali che poi alla fine fai prima ad abbandonare e dici guarda, ne guadagno di salute mentale. Un altro spettro. A girare o combattere, vedi tu. Alla salute! Oh! Ho sentito il colpo da qui! Grazie per l'aiuto! Niente male, la mira adesso! Meglio degli Oseram! Ok, ho raccolto tanto di quel materiale per fare le frecce. Roba che buona. Praticamente... Abbastanza. Dai, Erend, però non puoi parlare così. Roba buona, non roba buona. Dai, ma che modo è di esprimersi? Che la gente qua fraintende poi. Stanco? È vecchietto, era. Mi dai ragione per... Giampaolo, per cosa? Che fraintende oppure... Che... La sanità mentale. Io penso più per la sanità mentale. Balle a pezzetti. No, sì, vabbè, alcune cose. Ci siamo. Allora, c'è pure chi ci si impunta. Tutto tuo se ti serve. Sì, dammi un consiglio. I consigli mi piacciono. Magari faccio degli errori che neanche mi accorgo e quindi. Non fermarti. Usiamo quella vista in pesta per attraversare. Odio gli avis tempeste. Ma capisco che forse la sanità mentale. Vabbè, allora facciamo la parte DLC di DLC. Ci provo un pochettino. Se vedo che pure per me è troppo difficile, poi ho fatto pure da mouse e tastiera. Ah, ma ho tompereggiato troppo. Oh! Vabbè. Ah! Mira al punto debole. E parli facile tu! Perché non mi dai una mano? Ma ce n'è un altro, erano in due. Ah, ho finito le munizioni. Cribbio. Oh! Fermo! Non mi colpire, sto facendo le munizioni. Non essere cattivo. Facciamo così, buttiamoci pure un po' di acido. E poi ti colpisco con questo. Ah, cosa ho fatto? Non ho tolto le munizioni, ho finito. Prendiamo questo. Dove sei? Oh, ma quanti ce ne stanno qua? Ah, questo ha fatto male, l'ho sentito tutto. E dai! Sì, se affronto così pure il mostro... Dovrebbero essere finiti. Il mostro finale non avrò nessuna chance. Continuiamo. Cosa hai trovato? Delle parti. Vedi, e qua si rivede un po' il limite di un gioco che è stato portato sul PC, ma era fatto per console.
Con la tastiera ci sono molte più difficoltà a gestire i fight. Qui, su questo masso. Lo sai che non mi ricordavo che qui ce n'erano due, scusa. Sì, so. Giriamo, non lo ricordavo proprio. No, non mi lamenterò troppo. Riesco a vedere la strada. Non fermarti. Facciamo del nostro meglio. Stai bene? Più o meno. Non me lo ricordo. Io questo l'ho giocato una sola volta appena uscito, quindi non ricordo bene tutte le parti. Alcune le ricordo bene, alcune le ricordo vagamente. Altre non so perché non me le ricordo proprio. Mi ricordo solo che praticamente Tilda era innamorata di Elizabeth Sobeck. Se non addirittura avevano già una relazione. Però quando Elizabeth ha scoperto i suoi piani, si è allontanata. Tutti quanti ne vogliamo affrontare, questo è certo. Aia. Spacchiamo. Poi il fatto dei due mostri non me lo ricordo, lo sai? Le due boss, scusa, che non mostri. Vaffanbang. Forza, quassù. Aloy, io e Alva siamo in posizione. Bene, fate saltare il regolatore. Un attimo, innesco le cariche. Gli altri hanno tutto sotto controllo. No, dobbiamo andare qua, basta sconfiggere le macchine, dai. Ciao Rodrigo, buonasera, perdonami, tutto bene, tu come stai? Alva e Cotallo hanno fatto il loro. Ora tocca a Beta. Aloy, forse siamo nei guai. Beh, se avevi un piano per fermare gli spettri. Sembrano visti così da lontano, sai che mi ricordano? Io non devo fare niente. Alien. Le serve solo del tempo. Tempo che non abbiamo. Corre simile. L'animazione della corsa è simile. Un branco di alien. Chissà, in questo caso sarà meglio avere un branco di alien contro piuttosto che queste cosa? Macchine. Poi in caso di alien, un branco o un gruppo? I rinforzi. Mi ha attirato la loro attenzione. Guarda là, va. Che scontro. Hai visto? Scusa se sono un po' assente, ma ho molti impegni con la scuola. Non ti preoccupare, Rodrigo. Pensa sempre prima alla scuola. E ora può sfornare tutte le macchine. Finita la scuola, ne avrai di tempo libero per passare di qui in live. Non ho capito, queste macchine degli Zenith sembravano così tanto potenti all'inizio. Ora queste macchine qui invece che si trovano sulla terra li sconfiggono con nonchalance. Andiamo alla torre di lancio, qui diventerà un campo di battaglia. Andiamo a vedere. Oh, mia sorella ancora non arriva in chat.